Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Z Kakarot. Allora, abbiamo svolto quella che è la saga dei Saiyan nello scorso episodio. Mi sono messo ad allenare un po' Goku, ok, per apprendere nuove mosse, però come di certo vedrete qui se sono sbloccate, perché non ci sono, dove cavolo, aspetta, ok, allora raga, ho rifatto un attimo la saga dei due Saiyan perché effettivamente mi mancava roba. Quindi qui abbiamo dei ricordi, no, perché comunque ho già fatto tutto. Ed ecco qua che si sono sbloccate due quest secondarie, una qui e una qui. Quindi ora andiamo a Satan City e vediamo un attimo queste quest. Ok. Ancora Mr. Satan? Vide, ah no, è Pan. Cosa vuole Pan? Come va Pan? Ciao nonno, faccio visita a nonno Satan insieme a mamma e papà. Dai nonno, alleniamoci. Va bene. Attenzione, disponibile dopo aver completato la saga dei due Saiyan e delle specifiche secondarie. Ok. Due vecchi. Oh, e va bene, se proprio insisti. Evviva! Otosa. Non sapevo che fossi qui, papà. Konnichiwa. Ciao. Ehi là, come mai siete tutti qui? Abbiamo accompagnato Pan a trovare nonno Satan. Come sta la mia dolce nipotina? Eh? Cosa c'è che non va? In un combattimento chi vincerebbe tra nonno Goku e nonno Satan? Eh? Non saprei. Tu sei il campione del mondo, giusto? Quindi potresti battere nonno Goku. Beh, suppongo di sì. Wow, voglio combattere contro di te, nonno. Cosa? Pan si allena con Goku da un bel po'. Ormai potrebbe persino battermi. Beh, io... Ah, quanti dimenticavo. Devo presenziare a un raduno del fan club di Mr. Satan. Oi. Giusto, Videl? Gohan? Ricordate? Oh, sì, è vero. Ricordi, Gohan? Che? Ah, già, ora me lo ricordo. Avevi promesso di firmare autografi a tutti, no? Nonno Satan vorrebbe tanto accontentarti, ma è molto impegnato. Lo capisci, Pan? Uffa, che noia. Allora mi allenerò da sola. Sta attenta, Pan. Non allenarti troppo. Va bene, ciao ciao. Quindi quella sarebbe la dorata nipotina di Mr. Satan, eh? E lei ci frutterà un gran bel riscatto. Avanti. Ciao piccolina, perché non vieni a fare un giro con noi? No grazie, devo allenarmi. Oh? Non possiamo portarla via con la forza. Attireremo troppo l'attenzione, è meglio convincerla a seguirci. Bye bye. Potete andare via per favore? Ho bisogno di spazio per allenarmi. Un secondo.
Noi... Ah, stiamo andando a una festa favolosa. Sì, ci saranno bibite, dolci e tantissime altre cose. Io? Dolci? Davvero? Allora ci sto. Sciocca mocciosa. Dobbiamo scrivere un biglietto per chiedere il riscatto. Pan, dove sei? È l'ora della merenda. Dove sarà finita quella bambina? Oh? Cos'è questo biglietto? Mister Satan, abbiamo rapito tua nipote. Se vuoi rivederla, porta 1.000.000 di zenny al confine della città. Cosa? Che succede? Qualcuno ha portato via Pan. Ah, capisco, sei preoccupato. Mi pare ovvio, dobbiamo andare a salvarla. Beh, allora sarà meglio andare al confine della città e capire che succede. Non stare ad aspettarmi, vola là immediatamente. Pan! Nonno Satan viene a salvarti! Allora, al confine, Sì, ma Pan può. Scommetto che si starà già afferrando a me. Non vedo l'ora di mettermi a contarli. Non avevate detto che c'erano bibite dolci? Sta zitta, mettiti seduta e non fiatare. Che noia, io me ne vado a casa. No, non credo proprio. Te ne stai qui buona buona finché non avremo avuto i nostri soldi. Non sembra per niente turbata. Nah, scommetto che è talmente spaventata da non riuscire nemmeno a parlare. Oh, giusto. Bye bye. Beh, io me ne vado. Eh? Non hai sentito quello che ho detto? Questa mocciosa è una vera seccatura. Eccoti qua, Pan. Nonno Goku. Nonno? Non sembra Mister Satan, ma non importa. Spero che tu abbia portato i soldi del riscatto. Eh? Perché avrei dovuto portarli? Cosa? Brutto, beccati questo. E va bene. Come se dei droni potessero farmi qualcosa. Ah, ma c'è il cover che li cura. Prima mi occupo di voi. Piccoli inetti. Ha recuperato le forze. Ma che cavolo c'è ancora? Eccolo qua il drone di recupero. Roboteschi tipo 3. Vai così.
Ma non era morto? Ok, ora sì. Ok. Chi che è questo qui? È fortissimo. Fareste meglio a rinunciare, non siete al mio livello. Oh, davvero? Ti sei scordato che abbiamo tua nipote? Beh, no. Però non sono molto preoccupato per lei. Vedremo se direi lo stesso tra poco. Vieni qui, ragazzina. Maledetti criminali! Come osate terrorizzare la mia piccola dolce Pan? L'avete fatta grossa, me la pagherete cara. Ha perso la testa? Preparatevi, furfanti, da quattro soldi, non avete scampo! Vi ridurrò in frantumi, poi in briciole e poi in poltiglia. Ultra super pugno megatonico speciale miracoloso di Mr. Satan! Ti dispiace tanto! Stai bene, piccola mia? Grazie al cielo! Visto? Te l'avevo detto che se la sarebbe cavata. Andiamo a casa, Pan. Ero così in pensiero per te. Non devi mai più allontanarti con degli estranei, capito? Ok. Arigatou gozaimasu. Papà, Mr. Satan, grazie infinite per aver salvato Pan. Nonno Goku, è stato fantastico. E anche nonno Satan. Ecco perché sei il campione del mondo. Beh, cos'altro ti aspettavi? Eh? Ehi, adesso voglio ancora di più combattere contro di te, nonno Satan. Beh, ma io non potrei mai combattere contro la mia dolce nipotina. Mai e poi mai. Però nonno Goku si allena sempre con me, non è vero? Beh, più o meno. Anche se in modo diverso, entrambi hanno il loro modo di dimostrarti il loro affetto, Pan. Nonno Goku lo fa insegnandoti le arti marziali. Mentre nonno Satan vuole troppo bene alla sua nipotina per riuscire a combattere contro di lei. Sì, proprio così. Non avrei potuto dirlo meglio. Lo capisci, vero? Sì, credo di sì. Anch'io voglio tanto bene ai miei nonnini. Oh, anche il nonno ti vuole tanto bene. Storia completata. Ok. Anche Mr. Satan abbiamo, perfetto. Perfetto, molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto, la prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e alla prossima, ciao belli!